Buonasera, settima puntata di Equilibri. Siamo arrivati appunto già alla settima puntata, partiti appunto un mese e mezzo fa. La settimana scorsa non ci siamo visti per un piccolo fatto, mi è nato un figlio, quindi insomma è una cosa che giustamente devo fermarmi un attimo, e quindi tutto bene, e abbracciamo l'arrivo di Martin a Equilibri anche lui, e però al tempo stesso dobbiamo ovviamente portare avanti la trasmissione con un tema che è sempre legato comunque allo sport e al benessere, un tema che riguarda il calcio ma riguarda anche la passione, riguarda la radio. Insomma, avremo modo di parlare a tutto tondo con un personaggio importante, un personaggio che ha regalato veramente tante suggestioni assieme ai suoi colleghi a tutti gli amanti del calcio. Prima di partire con la trasmissione, quindi poter presentare il libro di Baldini e Castoldi, Tutto il mio calcio minuto per minuto, devo mandare in onda questo piccolo spot. Bene, grazie all'aiuto di Profenso possiamo fare queste bellissime puntate, questa rassegna di Equilibri. Ovviamente vanno in onda le puntate sulle pagine Facebook, in diretta Facebook, con sette Mondadori Bookstore, che sono quelli di Acquiterme, Crema, Genoa Sesti Ponente, Loano, Sesti Levante, Trento e Varazze. Va bene, non perdiamo tempo perché vedo già l'ospite già sotto traccia, e quindi a questo punto non mi resta altro che introdurre un mito della radio calcistica, ma anche proprio come giornalismo negli anni, indubbiamente che ci ha appassionato in tantissimi anni, Ezio Luzzi, eccolo qua. Eccoci qua, fremevo proprio, stavo aspettando qui questa intervista, ti ringrazio molto per avermi chiamato, mi fa molto piacere parlare con voi. Insomma. Bene, innanzitutto il piacere è sentire questa voce che ha sempre una leggerezza, una bellezza, cioè ricordiamo tutte le voci storiche ovviamente di tutto calcio minuto per minuto, ognuno aveva la propria caratteristica, insomma, quindi Ezio Luzzi ha sempre avuto una voce secondo me molto molto leggera e cristallina, ecco, quindi credo che è un piacere risentirla, insomma. Abbiamo preso con leggerezza, almeno per quanto mi riguarda, io queste cose le prendevo con leggerezza, soprattutto quando facevo la BE e andavo in giro nella provincia, praticamente carica di umori, di gioie, di passioni, di cose, e questa qui non era potevi così incorporarla in una cosa drammatica, ma in un contesto che non era quello praticamente della gioiosità e della familiarità, direi, per quanto riguarda il campionato di Serie B. Poi il campionato di A è tutta un'altra cosa, no? Però quella Serie B, soprattutto della provincia, che all'inizio non avevo assolutamente niente, finché non arrivai io e la misi in una certa situazione, in un certo contesto, perché praticamente la Serie B non la voleva fare nessuno. Fu un merito, no? Fu un merito a parte tua, no? Perché appunto... Anche se all'inizio, quando il mio capo Guglielmo Moretti mi disse, guarda, in una riunione mi disse, qui bisogna fare questa cosa perché praticamente lì la Serie B all'epoca la trattava così, per modo di dire, Mario Gismondi, che era a Bari e che poi diventò direttore del Corriere dello Sport, quindi non poteva più fare la Serie B praticamente. E allora praticamente me la passarono a me e io imposi certe mie condizioni, certe mie cose, perché io venivo dalla Serie A, perché ho cominciato praticamente la Serie A e poi sono passato a fare la Serie B, ma una certa maniera, quella che volevo io e quella che praticamente poi ha dato soddisfazione
a tutta la categoria, a tutto il campionato. Ecco, partiamo un attimo con questa sigla, perché la dobbiamo far venire i brividi, insomma, riascoltarla, e quindi la sentiamo un attimo. Okay. Vabbè, si interrompe un po' bruscamente, vabbè. Quindi è Taste of Honey di Herb Alpert, quindi la parentesi era bellissima anche come accostamento, perché è un pezzo completamente jazz, no? Degli anni, fine anni 50, inizio anni 60. Questa sigla la scelse Serge Zavoli, dopo un... ce n'erano quattro in palio, e alla fine fu scelta questa qui, ma soprattutto... per insistenza di Sergio Zavoli fu scelto. Ti dico queste cose perché io ero lì praticamente, certo. Quindi perché io ho scritto un libro, tutto il mio calcio minuto per minuto. Ecco, scusami, porrei l'accento sul mio, perché alla fine porti tutto il calcio minuto per minuto, ma è il mio, la tua ancora. È il mio calcio, perché io ero lì quando abbiamo cominciato, ero lì praticamente. Quindi so tutto di quello che accadeva, di quello come funzionava, che cosa è successo. Queste che stiamo vedendo sono tutti i colleghi, Mameli, Ciotti, eccetera, al Giro d'Italia, uno dei Giri d'Italia favolosi dell'epoca, in cui c'era anche Sergio Zavoli che faceva il processo alla tappa, se ben tutti ricordate, certamente. Anche la meraviglia di quelle tute della RAI. Le tute della RAI erano... pazzesco, era l'istituzione, no? Quindi... sì, certo, quando andavamo in trasferta e facevamo le grandi manifestazioni, eravamo vestiti tutti nella stessa maniera. Perché la RAI ci vestiva con i loro giubbotti, con le cose, tutti quanti con la scritta RAI, è chiaro. Beh, del resto era così, come era del resto anche le altre nazioni, le altre radio delle altre nazioni dicevano le stesse cose, facevano le stesse cose praticamente. Credo. Allora, qua abbiamo il libro, facciamolo vedere. Facciamolo vedere qua davanti. Minuto per minuto. Allora la gente chiede, perché tutto il mio calcio? Perché praticamente io ero lì, l'ho visto nascere, vi ho un po' contribuito in parte, anche se ero anch'io giovane agli inizi, eccetera. Però io so com'è nato, che cosa c'era, e tra l'altro di quella famosa squadra, che sì. Poi trovate anche la foto nel libro, eccetera, no? Quella che partì, che era favolosa, che era formata da Meri, Ciotti, Provenzali, Beppe Viola, Claudio Ferretti e il sottoscritto, eccetera. È quella lì, e io sono l'ultimo superstite, sono come dire l'ultimo dei moicani praticamente. Purtroppo non ci sono più Bortoluzzi, c'è Niccolò Carosio anche, no? Niccolò Carosio è stato l'antisegnano ancora, perché quando partì all'inizio sì, c'era anche Niccolò Carosio, ma non faceva parte della squadra di tutto il calcio minuto per minuto. Niccolò Carosio faceva parte di una cosa antecedente, cioè erano le radiocronache che si facevano prima, quando si facevano i tentativi per fare tutto il calcio minuto per minuto. E lì c'era Niccolò Carosio, che praticamente è lui l'istituzione. Quello che ha inventato le radiocronache è stato lui, un pioniere. Un pioniere da questo punto di vista, ma certo, nel vedere anche questa immagine, no? Che lui in mezzo al campo con il microfono lì davanti, a me fa un po' impressione, però leggendo anche un po' il libro, c'è anche i campi della Serie B dove sei stato, e c'erano dei trespoli, delle postazioni con tutta la gente sotto, che magari a seconda della partita, se era andata male o andata bene, ti aspettava magari un giudizio in più, ecco, quindi... letto il mio libro e quindi sono contento, è divertente, no? Certo.
Perché ci sono molte cose che la gente non sa, per esempio, come funzionava tutto il calcio, come è nato e cammin facendo per come siamo arrivati ai 60 anni che sono stati dallo scorso anno, due anni fa, no? C'è stato il festeggiamento, eccetera, eccetera. Ecco, perché poi in realtà ci sono state delle prove tecniche di trasmissione alla fine degli anni 50, al 59, e poi parte, mi sembra, 10 gennaio del 1960, e per 30 anni ci accompagna, no? Quindi poi dopo l'avvento della televisione a pagamento, eccetera, eccetera, distrugge questa trasmissione, no? Perché tutti vedono le trasmissioni a casa e quindi... A quel punto lì la suggestione di seguire una partita alla radio viene meno, e io credo che avevate all'epoca un grandissima responsabilità, che era quella appunto di non sporcare l'evento in sé, perché bastava una parola di troppo detta male che poteva creare dei problemi, e invece essere molto asettici e precisi, ognuno con le proprie voci, ma tutti più o meno con la stessa linea. Sì, indubbiamente, quella era veramente diciamo un'orchestra la nostra, quella lì, tutto il calcio minuto per minuto, che tu dici il 10 gennaio, ma il 10 gennaio era partito così, ancora diciamo che erano prove, perché sì. Si facevano delle cose, tu andavi a fare una partita, c'era Moretti oppure Provenzali che ti diceva, Bortoluzzi che ti diceva hai 4 minuti di tempo e dovevi parlare 4 minuti per restituire la linea. Non era tutto il calcio. Tutto il calcio vero e proprio è nato dopo le Olimpiadi del 60. Ed è cominciato praticamente a settembre, quando è partito il campionato del 60-61. Quella era la squadra che fu costruita, fu quella praticamente. Quindi in realtà diciamo, da quello che anche ho potuto vedere, leggere, che praticamente è stata anche istituita la capacità di andare sul territorio dove c'erano gli eventi e fare una radiocronaca, che non era solo il calcio, ma poteva essere appunto le Olimpiadi, potevano essere degli eventi più piccoli, e quindi era fare, diciamo, proprio la gavetta, chiamiamola così. Erano prove praticamente, diciamo prove di trasmissione, no? Per lì però si facevano già le partite, in effetti, e lì c'era Garosio che dominava, era certo. Lui il number one, era lui il secondo, era Martellini, poi c'era Meri, eccetera eccetera, insomma, no? Ecco, poi c'era quanti voi, insomma. Beh, poi vabbè, adesso mando questa immagine perché due personaggi mi sembra di capire che erano uno un po' ombroso, forse magari non, e l'altro molto più aperto come Ciotti, però molto autoreferenziale da quello che ho capito, no? Quindi tutti e due probabilmente lo erano, quindi che però giocavano a carte ogni due per tre e avevano bisogno anche di un compagno, di due compagni, e più delle volte eri tu, però non ho capito per quale motivo, non giocando bene tu rompevi le uova nel paniere a loro. Allora, noi facevamo delle lunghe trasferte, no? In aereo, stavamo una giornata, quando facevamo i campionati del mondo, le Olimpiadi, che andavamo al di là dell'oceano, eccetera, certo. Quindi stavamo in aereo ore, eccetera, ma anche nelle altre trasferte in Europa. E allora che cosa facevano? Avevano questa cosa delle carte, dovevano per forza giocare. A me non sono mai piaciute queste cose, non è il gioco delle carte che mi ha attirato, ma così lo facevo. E allora, siccome queste trasferte poi si ripetevano, si susseguivano, allora ho pensato, ma se io mi metto a giocare con loro, sono bloccato con loro, perché poi devo giocare. Che cosa? Che quando una volta poi si faceva scopone in quattro, no? Allora io quando giocavo con Ameri commettevo degli errori appositamente, facevo degli errori, allora Ameri si arrabbiava, diceva ma vai a giocare con Ciotti. La volta successiva giocavo con Ciotti e commettevo degli stessi errori, solo che l'altro era più un giorno se ne ha capito, mi voleva buttare dal finestrino, guai fa imbecille, e poi basta, è quello che volevo io. Basta. Sì, no, per far imbufalire, imbestialire due giocatori accaniti di carte è una cosa molto pericolosa, ecco, quindi. Infatti era pericoloso, perché poi i due la prendevano molto sul, non si giocavano niente, Sì, non si giocavano soldi, no.
era una questione di principio, insomma, capito? E anche lì uno voleva prevalere sull'altro, insomma, no? Una volta giocavano, sta a sentire che giocavano a domino, anche a domino, sai quel gioco, no? Di quelle parole, no? Allora, che era successo? Che Ciotti si era inventato, si era inventato delle parole praticamente che non esistevano, perché per recuperare, perché stava perdendo. Enrico lì, ahimè, Enrico il giorno se ne accorse e lì ci fu una baraonda, insomma, basta, e buttarono via il gioco di domino, di cose, eccetera, capito? Che meraviglia! Costruire delle parole, no? Vabbè, questo faceva parte comunque del vostro stare insieme, di poter condividere, quindi anche un rispetto tra di voi, no? Quindi la bellezza di conoscervi, di essere compagni, perché poi facendo le trasferte c'era anche un bel tanti tempi morti, insomma, lo stare insieme era anche importante, no? Quindi certamente sì. Allora, 1970, dal 1970 al 1998 si consumano tutte le apparizioni, diciamo, dei campionati del mondo cui partecipi, cioè, le manifestazioni. E allora ti domando, tra tutti questi, quella che ti ha lasciato in qualche modo un po' nel cuore come campionato del mondo. Poi vabbè, ovvio che nel 98 abbiamo fatto ben poco, però era comunque una buona squadra. Nel 1970 abbiamo la partita del secolo e la finale col Brasile, però l'emozione più forte è quella, o l'emozione del 1982 quando vinciamo la Coppa del Mondo con Berzotte, con la bellissima nazionale? Indubbiamente, perché uno è lì, insomma, vedi. L'Italia finalmente riconquista una Coppa del Mondo, eccetera. Però ti devo dire che quello che a me mi ha lasciato di più dentro di me è l'Argentina, dove io sono nato. 78? Certo, sei nato a Santa Fe, sì. Capito, quella lì poi è stata, anche per sono andato a vedere dove ero nato, le cose dove... Caspita. Non c'erano più le cose, la mia via Cluck non c'era più praticamente, no? Però ho rivisto le cose, l'ambiente, la cosa, eccetera, perché è strano, non so se ironia della sorte o eccetera, ma io sono nato proprio in un campo di calcio, perché il mio papà... Era predestinato, perché era il custode della squadra Colón di Santa Fe. Era una squadra molto forte all'epoca. Poi io non la ricordo, perché quando sono venuto in Italia avevo 3 anni, quindi non è... Però dai racconti di mia madre, di mio padre, le cose che avvenivano, quelle che succedevano, e poi quando sono tornato, dopo, quando siamo stati, che l'Argentina ha vinto il campionato del mondo, no? E poi sì. Io sono andato a Santa Fe e mi mandò un collega che si chiamava Muñoz, che adesso è morto, poveraccio, mi dice: vai a trovare a Canale 13 che li ho chiamati io, ti aspettano. Io arrivai a Santa Fe e andai a Canale 13, questi, come mi videro, mi buttarono dentro a una cosa, una trasmissione, e cominciammo a parlare dicendo: questo non è soltanto un periodista italiano, ma è uno dei nosotros, è un argentino come noi praticamente, no? E qui cominciò tutta la gente che telefonava, anche il sindaco, guarda, un'accoglienza, una cosa incredibile, non la posso dimenticare. Però sai, i campionati del mondo in Italia era tutta un'altra cosa, insomma, quella con Berzotte, tutto quello che era successo prima e poi quello che è successo dopo, battendo l'Argentina, il Brasile, tutto, chi se lo aspettava che sarebbe finita in quella maniera? Molti dicono che anche la nazionale del 78, che è stata un po' la base di quella dell'82, era molto forte, è stata un po' sfortunata. Sì, non ci credevano, vivevano alla giornata. Quel mondiale lì lo vivevano alla giornata, non ci credevano, non erano organizzati, certo, strutturati per vincerlo, certo. Però quello che avevano tirato dentro poi lo ritrovarono poi, insomma, capito? Questa è la cosa. Salutiamo l'amico Nestore Del Boccio, l'artista, che dice: che voci a me, Ricciotti, che voci, emozioni, che nostalgia. Insomma, è indubbiamente nostalgia. Vabbè, insomma, il calcio comunque è una materia in mutazione, no? Lo sappiamo, no? Ovviamente, è logico, no? Che nel passare dei decenni, lo sappiamo dall'inizio, alla fine dell'Ottocento, fino a siamo arrivati adesso, insomma... C'è un filo conduttore,
c'è sempre comunque la passione per una palla che rotola, quindi al di là della Superlega di adesso, al di là del calcio epico di una volta o romantico, alla fine c'è sempre un bambino che corre su un prato e corre con un pallone, e quindi la magia si rinnova di anno in anno, di volta in volta. Anche se è una magia diversa, perché tu, se tu hai letto il libro, sicuramente sì. Io parto dicendo io sono il passato, no? Dicevo nel libro, appartengo a un'epoca, calcisticamente parlando, che non esiste più, in effetti, e difficilmente non tornerà mai più quel calcio lì, non tornerà mai più. Sarà tutto un calcio diverso quello che avremo poi, che già abbiamo avuto e che avremo poi. È tutta una cosa diversa. C'è un'accelerazione. Sei preoccupato? No, preoccupato no, perché non è che io poi posso continuare ad andare lì a fare le radiocronache, eccetera. No, preoccupato, tu dici, di vedere come sarà il calcio? E sarà tutto un altro calcio quello che sta avvenendo adesso. Tra l'altro, ogni epoca ha i suoi cantori, praticamente, no? Quindi ogni epoca poi avrà i suoi campioni e le sue cose. Noi purtroppo ancora non abbiamo effettivamente dei campioni, non sono ancora usciti. Se tu vai a vedere, c'è poca roba. Anche perché il vivaio della Serie B, che era il vivaio autentico del calcio italiano, non esiste più. Sì, infatti. La Serie B sta imitando la Serie A nella stessa maniera, perché i presidenti, le cose hanno infatti queste, perché l'avevo queste... segnato, dice: oggi la B imita la Serie A, si affida a costosi stranieri, a sponsor rinomati, sicuramente più soldi di un tempo, ma tradisce la propria tradizione, i propri figli e in definitiva il calcio italiano, che non ha più vivaio. È vero questo discorso, perché ci rendiamo anche conto che nell'ultimo periodo, negli ultimi 20 anni, no? Soprattutto, non abbiamo più, una volta avevamo la scuola dei portieri, no? Quando negli anni 70, Zoff, Albertosi, Rigamonti, Negri, sono tantissimi personaggi fortissimi, e Castellini. E poi, ma anche più avanti, con Pagliuca, Peruzzi, eccetera, eccetera, adesso effettivamente ristagna un po' questa discorso. Anche il difensore e anche l'attaccante. E anche gli attaccanti, sì. Effettivamente è così, insomma. Anche le formule di calcio, qui noi abbiamo avuto anche dei maestri autentici. L'Arrigo Sacchi è stato uno che ha portato delle novità nel calcio, in effetti, perché con lui praticamente la squadra doveva tutta giocare, non era più fissata sul centravanti, la destra, la sinistra, erano tutti quanti, dal terzino in poi, e lì è stato completamente, c'è stata veramente un'involuzione, insomma, sì, indubbiamente, no? Con Arrigo Sacchi ci sono state delle cose. Sì, andare in movimento tutti insieme, perché comunque una volta c'era più la pausa, no? Nel senso che se uno il terzino destro, l'azione era sulla sinistra, dalla sinistra il terzino destro se ne fregava, no? Infatti, adesso è molto accorpato, no? È molto accorpato, tutti molto con la giusta equidistanza. Lì c'era gente che giocava avanti e poi a un certo punto si ritrovava a fare il mediano e il terzino, no? Io mi ricordo anche una storia come anche con questi giocatori di adesso, questi vecchi che con Sacchi alle volte non si prendevano, proprio perché li faceva giocare in maniera diversa, in effetti. È stato sfortunato Sacchi, perché noi abbiamo perso il mondiale lì, perché poi Baggio sbagliò il calcio di rigore. Un altro poi, insomma, ha sbagliato un altro rigore, non mi ricordo chi era, europeo, eccetera, insomma, no? Sì. È stato sfortunato, ma sa che è uno che ha portato delle cose, delle grosse novità nel calcio, mentre le altre, se tu vedevi, Berzotte faceva un calcio tradizionale, ma aveva anche dei campioni e dei blocchi, in effetti, no? Mentre infatti parli, è andato un momento, dei tuoi 7 allenatori della nazionale, Bernardini, no? Maldini, poi c'era Cesare Maldini, Vicini, certo.
La nazionale di Cini pure era una nazionale brillante, giocava in maniera incredibile, aveva un gioco bellissimo, cioè sfortunata al mille per mille. Sfortunata al mille per mille, perché quella squadra, tu pensa che ai mondiali del 90 in Italia non siamo arrivati terzi pur subendo un solo gol, tra l'altro. Sì. Oltretutto, no? Rende di conto. C'era Zenga che era imbattuto, fu quel maledetto gol di Caneggia. E poi Totò Schillaci che fu preso così al volo. Sì, ma mi viene da ridere perché la prima riunione che poi fece, perché dopo arrivò Sacchi, no? La prima riunione che fece con i giocatori, e a un certo punto esce Zenga che canticchiava: hanno ucciso l'uomo ragno, chi sia stato. Sì. Era stato effettivamente Sacchi che lo aveva messo da parte praticamente. Certo. Sì, questo è l'episodio veramente, no? Se tu vai poi a vedere nel calcio, se tu leggi, ti ci ritrovi dentro. A me molta gente mi scrive, tanti lettori mi scrivono, perché si ritrovano dentro, leggono queste pagine, queste cose, e si trovano dentro, dice: ma io c'ero lì, ero lì dentro, c'ero anch'io. E così tutto il calcio era quello, praticamente. Dove andavamo noi era una festa, mio caro Fulvio. È vero. È proprio questo il discorso, quindi è la essere vicino, perché tutti se lo ricordano, ma ci ricordiamo quelle domeniche anche alla passeggiata, magari primaverile, no? Delle ultime partite, no? E quindi domandarmi a uno cosa sta facendo questa squadra, eccetera, eccetera. Adesso la tecnologia e anche le nuove forme ovviamente di intrattenimento non ce lo consentono, ma io torno a ripetere la suggestione. Quel momento iniziale dopo la sigla, il preambolo iniziale di Bortoluzzi, c'erano i risultati secchi. Ci colleghiamo col campo di San Siro, Enrico Ameri, Inter Milan. Qui risultato secco. Quella era un'emozione. Era un'emozione, ma non aveva il primo tempo. Perché il primo tempo all'inizio noi non lo potevamo fare, certo, perché la federazione e la Lega avevano paura che la gente non andasse allo stadio, ma non era così invece, perché la gente ci andava lo stesso, anche certo. quando poi si fece la partita, poi cominciamo a farla tutta dall'inizio alla fine, la gente andava lo stesso allo stadio, anzi ancora di più. Capito? Quindi sì. Noi alcuni anni siamo stati soltanto con i secondi tempi. All'inizio davamo solo il risultato, poi stavamo zitti, oppure lo dava Bortoluzzi, poi si fermava e noi cominciavamo nel secondo tempo. Comunque erano delle situazioni notevoli. Racconto una cosa velocissima. Nel 73, l'ultima partita, c'è un famoso Verona-Milan 5-3, dove il Milan perde lo scudetto all'ultima giornata. Io ero a San Siro, ragazzino, quindi c'era un Inter Fiorentina, una partita insulsa, proprio l'ultima di campionato, e quindi uno aspettava ovviamente i risultati e c'è stato un boato, quindi un'emozione che andava oltre, no? Perché chiaramente c'era il tifo, no? Da interista nei confronti dei cugini, eccetera, eccetera. Quindi questa cosa regalava delle cose in più che rimangono poi impresse nella storia di ognuno. Ma sicuramente, sai che giocava in porta con il Verona quel giorno lì? Un certo Pizzaballa. Ah beh sì, Pizzaballa, certo. Sì, sì. È vero, la figurina più ricercata. Era il portiere fantasma, ma non lui, la sua figurina che non si trovava praticamente. Sì. No? L'avevano accantonata, non si capisce perché. Perché nel libro io c'è anche lui che ho intervistato. Certo. No? E lui pure non sapeva perché avessero accantonato questa cosa qui. Ma l'aveva già fatto, non so se posso dirlo, ma la Perugina, la società cioccolataia, eccetera, l'aveva già fatto qualche anno prima con il Feroce Saladino. Anche lì c'era un album di figurine. Avevano accantonato il Feroce Saladino che non si trovava e ha avuto un grande successo. E fecero altrettanto poi con il calcio e torsero Pizzaballa.
Ma qui qua c'è un po' di marketing, c'è un po' di marketing. Esatto, è una questione di marketing che c'è. Un altro giocatore che ho avuto anche la fortuna di incontrare qualche anno fa è Roberto Casone, che giocava nel Milan. Li avevano fatto, mi ha raccontato, l'album di figurine non riuscivamo a completarlo perché mancava la sua figurina, siccome non aveva fatto la foto assieme agli altri, si era aggregato dalla primavera, gli fanno una foto con dietro la neve a Milanello. Infatti, se vedi, tutte le foto sono tutte estive e poi c'è però lui con la neve a Milanello, quindi sono arrivati in commercio a gennaio e tutti i bambini erano distrutti perché non riuscivi a completare. Sono delle chicche che ci regala il calcio. Torniamo al libro, tutto il mio calcio minuto per minuto, ripeto, edito da Baldini e Castoldi, ed è con la prefazione di Arrigo Sacchi, che si esprime nei tuoi confronti non solo da un punto di vista della tua professionalità, ma soprattutto da un punto di vista umano. Io credo che questo sia il vero carico che ci si porta dietro, no? Nel rapporto tra le persone, no? Che indubbiamente. Vedi quei due mascalzoncelli che sono in copertina? Sì. Quei due mascalzoncelli che sono in copertina, no? Tardelli e Gentile. L'altro Gentile. Questi due qui mi fecero uno scherzo quando quando l'Italia era in silenzio stampa. Mi chiamarono al centro del campo, io credevo che avessero finito di fare il silenzio stampa, andai con il mio registratore per intervistarli, e allora io dicevo, e loro facevano finta di parlare, aprivano la bocca come i pesci, ma non dicevano niente, praticamente non parlavano. E allora poi, quando tornai in mezzo ai colleghi che stavano un po' diventando, che cosa hanno detto? No, non ho detto niente, non ci credevano che io l'avessi preso in giro, capito? Cioè, hai l'intervista e loro non c'è, noi non abbiamo niente. Allora, se l'ha preso anche con me, guarda, ti dico delle cose incredibili. Era una bella dimostrazione di un ambiente che comunque si stava cementando, no? Era un calcio diverso, eravamo in mezzo a loro, noi viaggiavamo con loro, no? Certo. Con le squadre di calcio, i giornalisti viaggiavano con loro. Maradona, per esempio, un altro che io chiamavo Paisà, e lui mi guardava così un po' così, diceva come Paisà, perché? E mi guardava, però non diceva niente, finché un giorno stavamo andando in Germania per la finale della Coppa UEFA, e io salgo sull'aereo, loro già stavano lì, all'inizio, io prima che mi avvicinasse a dire Paisà, salzo lui e dice, senti un po', figlio di guarda, perché mi prende in giro? Che ti prende in giro? Io sono argentino come te, guarda, leggi qua sulla cosa, no? Vedi, guarda il permesso qui. Dove sono nato? A Santa Fe. Conosci Santa Fe? Ecco, io sono io. E da lì è cambiato tutto. E da lì è cambiato tutto. Io, che, no, fu la mano di Dios, eccetera. Tutte le altre interviste, tutte le altre cose. Eccolo qua. Radicalmente, eccolo qua, il Pibe di Oro. Questo è 1984, quando viene presentato al San Paolo. A San Paolo, per te è stato il più grande? Per me è stato più grande di Pelé. Stato più grande di Pelé. Maradona number one, poi Pelé, poi gli altri, poi c'erano stati tanti altri, no? Però per me Maradona è stato, non perché sia argentino come no, io sono, certo, argentino, no? Perché io sono più italiano che argentino, sapevo, qui avevo 3 anni, quindi, capito? Però aveva delle cose completamente diverse rispetto agli altri campioni, perché allora di campioni ce n'erano tanti, no? Tornando al discorso di prima, no? I campioni ce n'erano tanti, riusciamo a fare il giochino del Dream Team, quindi riuscire a inserire i campioni in generale. Allora, in porta metti? Ma io metterei Zoff sicuramente, sempre Zoff. Quindi sono stati tanti altri portieri, Yashin, eccetera, però... Sì. Zoff. Come difensori da Facchetti, Maldini. Facchetti, Maldini, Guarneri, questi qua. Vuoi mettere questi giocatori? Baresi lo metti in difesa? Baresi sicuramente l'ho messo. Torniamo ad essere poi, tra l'altro, nazionalisti, in effetti. No? Perché andiamo a prendere i nostri giocatori, no?
perché sennò uno dovrebbe fare una disamina di tutti quanti cose. Cioè, tu vorresti io ti facessi una formazione ideale europea o mondiale? No, non posso farla, perché a parte il fatto che molte cose non le ricordo più praticamente, perché poi il calcio lì era quello, si giocava lì la maglia numero 7, la 9, 8, 10. Certo. Quindi praticamente non è possibile, no? Andare a elencare tutti quei giocatori che giocavano tutti da una parte o tutti certo. dall'altra. No? Uno spazio lo troveresti troveresti uno spazio in questo Dream Team per Sandrino Mazzola? Sandrino Mazzola è un altro amico. Sandrino Mazzola è uno dei primi che ha cominciato a fare il TV, radio. Il TV, il reporter, eccetera, e venne con noi in Argentina, ai mondiali d'Argentina. Venne con noi e voluto proprio da Guglielmo Moretti, quindi la Rai portò lui e Gigi Riva. A dire la verità, Guglielmo Moretti voleva portare Rivera, perché voleva ricostruire la staffetta Mazzola-Rivera, ma Rivera disse no, assolutamente, ho da fare, non vengo. E allora ripiegammo su Gigi Riva e vennero con noi in Argentina. E lì cominciò la storia dei calciatori, degli allenatori, degli arbitri, no? Che adesso fanno i tutor, le cose, eccetera, le seconde voci, le quarte. Cominciarono, loro sono stati gli apripista, come io dico nel libro, tutto il mio calcio, minuto per minuto. Ma ci sono tantissime chicche, tantissime cose, certo, che tanti la gente conosce, non sa praticamente. Allora, vabbè, calcio secondo me l'abbiamo visto, quindi Mazzola l'abbiamo visto, perché non possiamo svelare, perché sono tante piccoli capitoli perché sono poi dei capitoli che impreziosiscono una cavalcata lunga 50 anni, no? Più o meno, no? Quindi una cosa del genere. Il discorso che per esempio riguarda anche la radio, no? Perché la radio parte ovviamente in Rai e quindi porta avanti con tutto calcio minuto per minuto, ma quando ti sei congedato, diciamo, come attività e andato in pensione, hai investito la liquidazione perché la radio nell'acquisto di una radio. Esatto, che è la radio, c'è tuttora. Io adesso sto parlando dalla mia redazione di Roma, praticamente. Ecco, è le radio. Costruita soprattutto io e mio figlio Paolo Luzzi, che è un giornalista della Sette. Sì. Abbiamo assistito questa cosa proprio per istruire i giovani a capire che cos'è in effetti la radio. Ecco, infatti si parla di high school radio. High school radio, esatto, ed è il campionato della comunicazione fra i licei di tutta Italia, che poi non erano solo di tutta Italia, ma di anche le scuole italiane, che poi sono che trasmettevano all'estero, cioè che operavano all'estero, come a Budapest o in Francia, eccetera, e che hanno aderito a questa trasmissione. È un progetto eccezionale. Ci siamo dovuti fermare per la pandemia, perché poi era un progetto in cui ogni scuola doveva costruire un programma, e quindi tutti i ragazzi costruivano un programma, a cominciare dal DJ, poi dallo speaker, da quello che faceva il cronista, l'altro che faceva le interviste, le cose, eccetera. Facevano tutto, capito? E ogni settimana presentavano questa trasmissione che noi mandavamo in diretta in tutto il mondo, praticamente. E adesso speriamo di riprenderla, perché adesso, se le cose si stanno mettendo bene, ritorneremo nuovamente, insomma. Questa è una bella iniziativa, la funzione della radio, no? Quindi la radio è una droga, da un certo punto di vista è un po' una droga, no? Certo. La faccio anch'io e mi manca, no? Quando non riesco a farla, no? Indubbiamente. Certo. Nel tuo caso, sì, prego. Esatto. Stiamo preparando poi un altro progetto. Vedi alle mie spalle c'è scritto Tutti i Campioni? Sì. Quello è un progetto, è un gioco che si farà in televisione, perché fra poco noi ci trasformeremo anche in televisione. E quindi poi in televisione entreremo con questo gioco, Tutti i Campioni, in cui tutti possono partecipare, e saranno autentiche partite di calcio che si faranno. Sarà una web TV, quindi c'è. Web TV, esatto, una web TV. Tra l'altro l'abbiamo costruita, creata anche
per dare e regalare questo libro qui. Tutto il mio calcio minuto per minuto, capito? Quindi sarà anche uno stimolo, così, anche uno stimolo per fare intervenire gli ascoltatori a partecipare a questo coso qui, in cui si vincono anche dei premi, quindi questa, questo fa sempre piacere. Fa sempre piacere, no? Caro, allora il calcio si trasforma, come hai detto prima, la radio si trasforma, anche se però per esempio l'applicazione del web, delle radio web, ancora non è partita, no, sprombattuto, no? Negli Stati Uniti o in altri paesi la radio web è normalissima. Noi siamo ancora indietro rispetto, ma anche rispetto all'Europa, sì, perché il digitale praticamente funziona in quasi tutte le nazioni, tranne ancora da noi, e stiamo proprio aspettando anche il digitale per rendere le radio web eccetera ancora più importanti, insomma, no? Capito? Questa cosa ci rende anche in qualche modo più dinamici, no? Quelli che fanno radio, perché ha la possibilità di poter rompere delle barriere territoriali, perché ovviamente non c'è l'FM ma c'è il web, quindi sono delle buone opportunità. In questo periodo di pandemia, ovviamente la radio, come anche nel tuo caso, noi abbiamo sempre funzionato, tranne qualche periodo un po', siamo sempre andati avanti, abbiamo sempre dato notizie, perché anche per quanto riguardava tutte le notizie che dovevamo dare ai cittadini, alle cose, quello che avveniva eccetera, non avevamo più la trasmissione dei ragazzi, allora mandavamo in onda anche delle cose che avevamo fatto in precedenza, perché qui sono intervenuti anche tantissimi cantanti, attori, cantautori, attori, cose che sono venuti qui insieme ai ragazzi, venivano i presidi, venivano qui, accompagnavano la squadra da noi e poi parlavano anche loro al microfono, insomma. Certo. Questa funzione l'abbiamo portata avanti molto bene, così come credo che porteremo avanti tutti i campioni. Sarà questo pure, secondo me, sarà anche quello qui, io me lo auguro che possa essere un successo, come tra l'altro è un successo il libro. Tu è andato con me, adesso non mi ricordo più esattamente, però c'è un... aspetta che vado a prendere il sommario, magari lo vedo subito, vediamo se il sommario lo riesco a recuperare. Quando dici... niente, non mi viene in mente esattamente... Poi che ti leggo quando io... Ah, la sfida è il mio mestiere, eccolo qua. La sfida è il mio mestiere. E questa è una bella cosa, perché effettivamente la radio comprata nel recente è messa a disposizione degli studenti. È una bella sfida. Capito? Perché noi non è che dovevamo guadagnare delle cose, eccetera. Lo abbiamo fatto anche in effetti tirando dentro delle cose da restituire, da dare in beneficenza. Abbiamo capito, ecco, e quindi, anche con l'apporto dei ragazzi, delle cose, di tutto di quanto fatto. Ecco, dimmi un'altra cosa, scusami se ti interrompo perché abbiamo tante cose da dire. Allora, ci sono per esempio delle foto. Io voglio tornare sul lato umano, no? Perché ci siamo staccati dalla trasmissione di Tutto Calcio minuto per minuto per andare da altre parti, ma lì c'erano tutti i vari personaggi. Quindi durante la tua carriera hai avuto modo di conoscere certi personaggi. Uno è questo, che lo vediamo qua. Ehi. Ed è appunto Berzotte, che è dimensione umana notevolissima per quello che appariva per il fruitore televisivo come potevo essere io. Ma tu, avendolo conosciuto, cosa hai da aggiungere? Un personaggio, soprattutto un personaggio molto umano, è uno che riusciva a tenere bene i ragazzi, proprio era un blocco granitico, insomma, riusciva a plasmarli molto bene questi ragazzi, anche quelli che alle volte lui scartava eccetera, comunque facevano parte di questa di questa cosa, di questo gruppo incredibile, quello che era quel gruppo lì. Perché se tu poi vai a pensare, no? Come erano cominciate le cose in Spagna, erano cominciate male, perché tre pareggi, siamo entrati per il rotto della cuffia. Con un'autorete, il tiro di Graziani deviato. Graziani, no? Esatto, no? Siamo arrivati e poi andiamo giù, ci troviamo schiacciati fra l'Argentina e il Brasile, no? Qui succede un parapiglia
E invece siamo andati lì, li abbiamo. Guarda, che se noi ancora giocavamo, quelli ancora continuavano a vincere. Perché ormai si era creata una cosa, uno sai quelle cose come quando uno corre e poi rompe il fiato, poi diventa campione. Sì. Capito? È la stessa cosa. Sì, infatti, anche la semifinale con la Polonia. Poi la Polonia, poi dopo la Germania, proprio. Sì. Sempre, capito? Con la Polonia era una cosa, una formalità. Eppure la Polonia è quella che ci aveva messo in grave difficoltà in Germania, certo. Quando perdemmo le Olimpiadi del Mondiale. Quella del 74, Mondiale 74. Ecco. Quando ci fu l'episodio già Chinaglia e coso e Valcareggi, no? E Valcareggi, sì. Mamma mia. Ecco, da lì è partita poi una nazionale con Fulvio Bernardini, a cui si è affiancato Berzotta, no? È una situazione similare a quella che è successa dopo Ventura con l'avvento di Mancini, no? Quindi Ventura, momento basso, ma non era solo legato all'allenatore, ma erano, diciamo, i resti di una nazionale con gli anziani, chiamiamoli così, come del resto c'erano degli anziani in quella nazionale del 74, no? Poi anziani, per modo di dire, perché sono andato a vedere l'età, Gigi Riva aveva 32 anni, Mazzola aveva 32 anni, adesso giocano fino a 40. Come vedi appunto la nazionale? Cioè, ovviamente sta facendo bene Mancini, però molti dicono, però ma chi è che ha incontrato? Mi sembra che più di 20 partite in battuta, mi sembra un bel risultato. No, beh, quello è il gruppo. Mancini è un altro che sa tenere il gruppo, perché viene da quella scuola, quindi sa esattamente, sa esattamente come tenere il gruppo, no? Perché tu vedi, non è che abbia questa grandissima squadra, però è una squadra che dà soddisfazioni e che fa un determinato gioco. Ora non so se cambiando poi il fatto che quando va via la pandemia, perché adesso il calcio è fatto anche in un'altra maniera, perché ci sono degli spazi enormi, no? Abbiamo segnato anche tanti gol, perché gli spazi sono enormi. Certo. Il calcio è un gioco di contrasto, il calcio vero è un gioco di contrasto, difficilmente ti lasciano andare via, no? Ricordiamo, ci sono tanti gol, effettivamente è vero, ci sono tanti gol. Perché gli spazi sono enormi, con due passaggi stavano davanti alla porta, prima quando ci arrivavi, no? Tu pensa a quello che fece Gentile a Maradona, ritornando in Spagna, no? la maglietta strappata. Era la cosa, era un calcio, quello era il calcio vero, secondo me è quello. E quello, se poi si è allargato, si è allargato con Sacchi, poi si è allargato ancora di più con la pandemia. Ezio, il tatticismo nell'ultimo periodo dopo il Barcellona di Guardiola, quel famoso titi-taka, quindi grande fraseggio con grandissimi campioni, tra parentesi, ovviamente. Però è un calcio tolto con la squadra, è diventato un calcio molto fisico, di grande corsa e di impatto tra i giocatori, quindi sono dei muscolari e c'è poca tecnica. Ti spaventa questo? Vediamo che cosa succederà dopo. Ancora praticamente sono un po' così, perché ancora danno spazio agli avversari. Non so se torneranno a fare i marcamenti duri a Duomo, che cosa potrà accadere. Ai tempi c'era lo stopper e c'era il libero, poi ti ricordi? Stiamo perdendo quella caratteristica del difensivismo italiano. Sì, ma non può più tornare, quel calcio non tornerà mai più, ovviamente. Sarà un calcio diverso, però comunque, sicuramente. Sarà ancora diverso da quello che stanno giocando adesso. Ezio, la Superlega, ne avevamo un attimo accennato prima, la Superlega è una cosa che ti spaventa? No. Che appunto allontana, in qualche modo sembrerebbe allontanare, si crea una nuvola, un ambito di squadre importantissime con il 70% della tifoseria, e poi le briciole vanno dall'altra parte, che sono i campionati nazionali, che sono più realistici. Qual è, secondo te, è giusto riuscire a convivere una doppia situazione di questo tipo, oppure evitare proprio del tutto la Superlega? Debbono convivere, no? Non ci sono. Secondo me hanno sbagliato, sono stati troppo frettolosi, hanno fatto delle cose all'improvviso,
se questa cosa la preparavano piano piano, preparavano questa cosa, secondo me ci arrivavano a fare, perché vedi che è successo, che gli stipendi di marzo sono stati prorogati a giugno di danno. Sì. Le società sono con l'acqua alla gola tutte quante. Certo. Quindi sì. Bisognava prevedere, poi se fai una Superlega devi anche prevedere quello che puoi dare alle squadre del campionato che non fanno la Superlega, ma la devi preparare, però non puoi farlo come hanno fatto, come i carbonari che hanno fatto, no? I carbonari nel tempo di Mazzini facevano così, insomma. Sembrerebbe un errore, non lo so però quanto possa essere stato un errore, magari è stato uno strappo per far capire, ragazzi, qua dobbiamo cambiare qualcosa. Dovevano aspettare ancora, praticamente. E questa cosa qui di non aspettare ha creato anche dei problemi alla Juventus, perché secondo me la Juventus non si è preparata, dice tanto faremo la Superlega, perché erano convinti di fare la Superlega e di fare poi tutta un'altra operazione che non hanno fatto, perché la Juventus di quest'anno, se vai a vedere, aveva un centrocampo ridicolo, insomma. Il verdetto del campionato, come lo trovi? L'Inter che vince con un suo modulo di gioco che può piacere e non piacere, e poi comunque quattro squadre, l'Atalanta ormai è qualificata, le altre sono lì a seguire, quindi fino in fondo il campionato ha dato degli spunti interessanti. Sicuramente sì, ha dato degli spunti interessanti ed è un bel finale di campionato, oltretutto, capito? Un'altra cosa importante, le Olimpiadi. Sì. Non ci sei arrivato ancora. No, quelle, le Olimpiadi sono quelle ad Atlanta, no? Quindi fu l'attentato del 1996. Tra parentesi, mi ricordo che c'era Panucci con l'Olimpica, che era transitato lì vicino, e quando era tornato era molto colpito da questa idea, quindi probabilmente vi eravate quasi incrociati in quella situazione, no? Giusto? Può anche darsi, non lo so. E io so quello che accadde, insomma, quella sera, insomma. Io quel tratto lì di strada dove faceva il parco olimpico, eccetera, lo facevo due volte al giorno. Sì. La mattina, quando dall'albergo venivo agli studi della RAI, e la sera dagli studi della RAI andavo in albergo, insomma, capito? Quindi quella sera io avessi fatto 4 passi di più, 5 passi di più, cascavo proprio dentro allo scoppio della bomba. Era proprio lì. Io mi camminavo, a un certo punto mi sono ritrovato a 10 metri di distanza per terra da un'altra parte. Mamma mia, cioè poteva succedere anche solo atterrare a sbattere contro qualcosa, mi sembra di capire, anche leggendo altri episodi, che tu sei un po' un miracolato, no? Ci sono cadere da un muro di 3 metri, e un atterraggio con un Tupolev, e lì la dice tutta, no? Perché all'epoca il Tupolev, poi guarda, all'epoca quando dicevi Tupolev, viaggi con Tupolev, tutti quanti, io ho sempre ho fatto dei viaggi incredibili, no? Anche in Africa, anche in Kenya, una cosa, con degli aerei scassoni, cose. Sì. Perché i miei colleghi dicevano: ma come fai tu a essere così tranquillo? Sono tranquillo perché io sono un fatalista, secondo me. Io dico che il giorno in cui io finirò, Io non lo so quando è, ma quel giorno è scritto già, e sicuramente, come sono nato, quel giorno nasce, e c'è un giorno che non si sa qual è. Uno dice: è inutile preoccuparsi, stiamo vivendo. Puoi stare dove ti pare, quando arriva lì, è il giorno, è quello lì. Perché io ho avuto tanti episodi, tante cose, insomma, no? Sì, perché sono tutti segnati, no? Veramente, no, ma appunto ci sono episodi anche all'aeroporto, quando dovevi fare un'operazione, una svolta, e invece è stato un qualcosa che ti ha fermato. Quindi, insomma, c'è un po' di sacro anche, no? Infatti, guarda, quando noi siamo andati così a Međugorje. Međugorje, con Ameri. Doveva giocare con Ameri, doveva giocare alla nazionale,
e i tecnici erano entrati in sciopero, le loro questioni sindacali, eccetera. E allora la mattina dopo non dovevamo fare il giornale radio, niente, andammo, eravamo vicini, eravamo a pochi chilometri e andammo a Medjugorje. E beh, ti dico che eravamo rimasti, siamo, quando abbiamo visto, ancora non c'era tutto quel frastuono. Era l'inizio e c'erano questi ragazzi che parlavano su un monticello, su di terra e raccontavano che avevano visto la Madonna, quello che gli aveva detto. E tu eri lì e li guardavi stupiti, no? Perché stavi lì e li guardavi, no? E c'era una ragazza, mi pare si chiamava Pavlovna, no? O qualcosa del genere, che diceva, mi ha detto, e ripeteva le parole. E tu eri lì e tutta la gente dice, ma allora ma siete... No, perché eri... Che ti devo dire? Eri preso dalla sensazione, dall'ambiente, dalla cosa, eccetera, per cui a un certo punto ci credevi. Io ci credo che può essere successo così, qualche cosa del genere. È accaduto. Poi mi pare che c'è stato... Io poi non ho più seguito la vicenda delle cose, eccetera, ma mi pare che sia stato anche il Papa sia andato, no? Non sì, mi sì, no, è andato, vabbè, però indubbiamente è un posto, un luogo di alta energia, ecco, chiamiamolo così. Poi dopo uno la vede in altro modo, è liberissimo, di sicuro è un posto che male non fa, ecco, quindi... parlando invece di personaggi, andiamo su questo personaggio... Siamo arrivati alla fine ed è questo. Rozzi. Costantino Rozzi, incredibile. Costantino Rozzi, incredibile. Costantino Rozzi era uno che bucava, forava le gomme delle macchine e delle motociclette che si mettevano davanti a casa sua, alla sua abitazione, che perché lui abitava vicino al vecchio campo di calcio. Sì. E allora me l'ha raccontato lui, non è che... E poi alla fine ha detto, era un ragazzo, era una ragazzata, ma faceva quelle cose. Ma lui non voleva, io dicevo, ma perché, scusa presidente, ma che fastidio gli davo? No, perché io abitavo lì, quella era la mia via, e loro venivano lì la domenica e facevano una gran confusione, una gran cosa, con le bandiere, con i fischi, con le cose qua e là, eccetera. E poi dico, che ti è successo? Che mi è successo che a un certo punto sentivo tanti fischi, un giorno una domenica nel campo. Allora mi sono affacciato e sono andato là a vedere. Sono entrato in questo campo tutto spelacchiato, tutto cosato, guardavo, sentivo i miei concittadini che fischiavano la loro squadra, che stava perdendo, eccetera. E poi c'era un ragazzo che correva, dava calci a tutti quanti, e dissi, ma quello mi piace, quel ragazzo lì. Lo chiamai, parlava romano, si chiamava Mazzone, Carlo Mazzone. Carletto, insomma, grande personaggio, indubbiamente. E da lì poi è cominciata... come dire, la conversione di Rozzi, guarda, una cosa incredibile da non credere. Poi quello che lui ha fatto per la città e la gente ancora, dopo tanti anni che è morto, come gli è ancora per lo ricordo. Ma per forza, se tu entri in quel bar, io quando ho aperto la porta e ho trovato la sua immagine di tutta una parete e sono rimasto scioccato, perché non me l'aspettavo, capito? Era lui, e mi sono messo seduto vicino e c'era un collega lì che mi ha fatto una foto che sta nel libro, poi, perché nel libro ci sono anche delle foto. Ci sono delle foto all'inizio, esatto. Quindi giocavo a pallone io, guarda, c'erano tutte le cose, eccetera. Sì, perché tu sei stato anche un portiere, no? Portiere della Ternana. Ho giocato in porta, sì. Nelle riserve della Ternana, nei ragazzi. Nelle cose. Però diciamo che non ti sei fatto mancare nulla da un punto di vista calcistico. Niente. Era un predestinato per il calcio, caro Fulvio. Solo quello, ma anche un predestinato per la radio, visto che radio. Anche hai ritirato come premio il telegatto, giusto? E ho ritirato, sì. E fu a consegnarmelo, fu la figlia di Marconi, che si chiama Elettra, come mia madre si chiamava Elettra. Tutto torna, tutto torna, guarda, una cosa incredibile, allora, guarda, veramente. Siamo arrivati,
Siamo arrivati alla fine del libro, della trasmissione. Questo è il libro di Baldini e Castoldi, Tutto il mio calcio minuto per minuto, di Ezio Luzzi. Allora, io voglio congedarmi da questa leggera e cristallina come la sua voce, chiacchierata con Ezio Luzzi, con due righe che gli lascia la postfazione Emanuele Dotto, altra voce storica di Tutto il calcio per minuto. Luzzi, un marchio, una garanzia, una risata, aria fresca e profumo di bucato, esperienza di vita vissuta con impegno e con un pizzico di sana leggerezza. Come vedi, ecco qua che torna. Noi abbiamo degli applausi, eccoli qua. Mi piace congedarmi dall'ospite con degli applausi, perché non essendo in presenza ce li siamo fatti a livello digitale online. Mi sono commosso, mi avete veramente fatto commuovere. Mi fa piacere, sai, queste cose poi a un certo punto ti fanno piacere, che se ne dica, no? Ti racconto una cosa per chiudere. Sono decente, sono entrato in un bar, in una tabaccheria. Sì. E ho chiesto, siccome c'era un po' di gente, dovevo fare una ricarica sul telefono, ho detto: scusami, ma fate le ricariche voi? Questo mi ha guardato, dice: ma tu sei Ezio Luzzi? Allora io dico subito: sì, ma dove mi hai visto? Ma che visto? Io ce l'ho qui dentro, ma hai 46 anni. mi ricordo la tua voce, ecco, adesso sei tu ancora. E questo è appunto la vostra responsabilità che avevate all'epoca, di scrivere le partite, e tutto sommato anche una responsabilità ancora adesso con questi episodi, no? di persone che ricordano un periodo molto ma molto bello e divertente, quindi di un calcio che non tornerà più, come l'hai già parlato, diciamo, si trasforma, e quindi siamo qui ad aspettare una nuova evoluzione, no? Perché qua con dei punti interrogativi staremo a vedere. Grazie Luzzi per aver partecipato a Equilibri. Grazie a voi per avermi convocato, mi ha fatto veramente molto molto piacere. Piacere nostro, Ezio Luzzi, poi ogni giorno su L Radio dalle 16 alle 17, mi sembra, no? Sì, abbiamo una trasmissione di dove parliamo di calcio, e io richiamo ogni volta che faccio la trasmissione, richiamo uno che ha fatto parte di Tutto il calcio, anche degli anni, li ritrovo, li rintraccio e vengono volentieri a parlare. Le persone si ricordano in generale il calcio romantico, e quindi voi appartenete a quello. Quindi... Se ti sei comportato bene nella vita, poi hai sempre tanti amici che ti rintracciano e che ti vogliono bene. Ottimo, bene, grazie Ezio di nuovo. Ciao Fulvio. Grazie di nuovo. Ciao. Bellissima la chiacchierata con Ezio Luzzi di tutto calcio, tutto il mio calcio minuto per minuto, insomma, una calata nella passione, nel modo, diciamo, di vedere le cose in una forma molto leggera, che ci appartengono indubbiamente al passato, quando eravamo anche più giovani. Vabbè, insomma, passano gli anni, però vabbè, ci difendiamo molto bene. Siamo qui invece per rilanciare il prossimo appuntamento di Equilibri, quindi settimana prossima c'è Yader Fabbri con il suo libro Ricette in Equilibrio, e questa è una bella occasione per poter parlare di gastronomia, visto che qua si tratta di sport e benessere. Grazie ancora per aver partecipato, ci vediamo appunto settimana prossima. Grazie.